pedalando si può anche combattere la mafia? Indubbiamente. Mi è sembrata una manifestazione meravigliosa. È una pedalata eccezionale. Da ripetere dunque. Sicuramente. Voglio alla danza delle spade. Fino allo squarcio rosso d'alba. Nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta o mi sospetta. Sapete perché oggi c'erano queste bici qui? Cosa si commemora? Sì, la morte di Libero Grassi. Lei si ricorda quando è stato ucciso? Non si ricorda. Tu sai chi era Libero Grassi? Tu? No. Tu sai, Mario. 18 anni fa. Lei si ricorda quando è stato ucciso Libero Grassi? 18 anni fa, ma il giorno non me ne ricordo. Oggi? Ah, oggi. E secondo lei è cambiato qualcosa a Palermo da quella... No, niente, non è cambiato. Niente. Quindi questi ragazzi alla fine... Fanno perché la mafia esiste, non si può combattere. Ma la mafia si può combattere oppure no, secondo lei? Dipende. So. Deve cambiare lo Stato. Il nostro comune, il nostro sindaco. Monito di oggi. Insieme, tutti insieme. Più siamo meglio è. E la risposta c'è stata oggi? Secondo me sì, secondo me sì. Ho sentito anche molti commenti di gente che abbiamo incontrato, che dicevano la prossima volta ci andiamo pure noi. La risposta di Palermo è soddisfacente oppure no? Beh, sino adesso forse no. Perché? Poca gente coinvolta, anche se in crescita. Perdete l'occasione, iscrivetevi alla lista di Addio Pizzo e risolvete i vostri problemi con gli estorsori. Per ricordare Libero Grassi, pedaliamo! Libero! 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 Rotola addosso, rotola in basso. Il muschio non si cresce su quel sasso. Il muschio non si cresce su quel sasso. Scaccia, scaccia, satanasso. Scaccia il diavolo che ti passi. Le notti si consumano e iniziano i tremori. Della taranta, della taranta, della taranta.